Esordio più che positivo per te, per tutta la squadra. Tu come sei trovato nella posizione più avanzata, anche un gol dopo 4 minuti, e come ti approcci alla partita con il Lanciano? No, è un ruolo dove sto più comodo, arrivo più facilmente all'area, ho un pochettino meno di responsabilità alla marcatura, allora quel ruolo mi sento un pochettino più comodo, diciamo. Mentre Guido, tu sei già un leader, abbiamo visto, hai gestito diversi palloni, hai dato una mano sia in fase difensiva che offensiva. Com'è stata la tua prima esperienza e cosa serve per battere una formazione di categoria superiore come la Giamma? Ma sicuramente è stata una buona partita quella di domenica sera, dove penso un po' tutti abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister, quindi era sicuramente la cosa più importante. Poi di solito in queste partite, se non li approcci bene, si possono incontrare delle difficoltà e siamo stati bravi anche per questo. Per la partita di domenica prossima è una squadra di categoria superiore, noi cercheremo di fare la nostra partita cercando di ripetere la prestazione di domenica scorsa, cercando di fare uno step successivo. Renato De Toma, tutta la C. Volevo sapere a che punto siete con la preparazione, perlomeno a che punto voi ritenete di essere in termini di percentuale. E al di Deo, soprattutto dall'alto della sua esperienza e dei campionati vinti, cosa si può fare ancora per migliorare questo Benevento, soprattutto nella zona nevralgica del campo? C'è bisogno ancora di qualche elemento? Ma per quanto riguarda l'aspetto fisico, stiamo lavorando per cercare di arrivare al top il primo di settembre, perché penso che quello sia l'obiettivo primario, cioè arrivare a inizio campionato in una buona forma. Penso che già domenica scorsa con il Pontedera abbiamo fatto vedere che stiamo discretamente bene. Poi per quanto riguarda l'aspetto, la seconda domanda che mi faceva, queste son cose che deve chiedere alla società. Io quello che posso dire è che appena sono arrivato ho notato una cosa importante. Vedo unione di intenti da parte di tutti, della squadra, della società, della tifoseria, e penso che sia una base importante per costruire qualcosa di buono. Poi per quanto riguarda la squadra in sé per sé, vedo un ottimo spirito di sacrificio, e soprattutto in una fase importante come quella del ritiro precampionato, dove si gettano le basi, è una cosa indispensabile. Quindi sono ottimista per il futuro. Una domanda rivolta ad entrambi: quali squadre ritenete che possono lottare per il campionato, oltre chiaramente al nostro Benevento? Secondo me tutte le squadre, prima di cominciare il campionato, tutti possono vincere il campionato. Prima si deve giocare, poi decidere. È il mio pensiero. Sì, io mi accodo un po' a quello che diceva José. Prima dell'inizio del campionato sono sempre tante le squadre che partono favorite o che puntano alla vittoria del campionato, però gli obiettivi si raggiungono sul campo,